il segretario della CGIL Maurizio Landini. Buonasera Maurizio Landini. E poi torneremo a collegarci con Mauro Corona. S'accomodi pure. Intanto le voglio subito chiedere, ma che cosa ne pensa di questo invito del Presidente del Consiglio ai suoi ministri, a cui ha chiesto di elaborare un piano strategico per Taranto, quindi non per l'ex Ilva, in vista del Consiglio dei Ministri che sarà tra due giorni? L'ha stupita? Come l'ha interpretato? Beh, da un lato l'ho interpretata come risposta alla visita che lui ha fatto, perché a Taranto naturalmente, oltre a Ilva, esiste il problema dell'arsenale, esiste il problema della bonifica del territorio, esiste il problema di ridare una prospettiva, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti che il problema dell'Ilva e quindi dell'acciaio è decisivo sia per Taranto sia per il nostro paese. Quindi io spero e mi auguro e chiedo che il governo giovedì, visto che ormai tempo non ce n'è più ed è il momento della responsabilità di tutti, che il governo faccia un atto molto concreto per togliere definitivamente qualsiasi alibi ad ArcelorMittal e da questo punto di vista che assuma anche il provvedimento che riguarda il famoso scudo. L'immunità penale? Sì. Ma quale potrebbe essere il provvedimento concreto che toglie qualunque alibi ad ArcelorMittal? Guardi, qui si è fatta una lunga discussione. No, io vorrei ricordare che è dal 2015 che c'è quel provvedimento, che fu fatto quando Ilva andò in amministrazione straordinaria per i commissari, e vorrei ricordare a tutti che il 3 settembre di quest'anno era già pronto dentro al decreto più generale che riguardava lo sviluppo del nostro paese il famoso articolo 14 che ripristinava quella condizione. Quindi io ho trovato davvero poco serio che in Parlamento addirittura persone che erano nel governo che precedentemente aveva fatto lo scudo oggi improvvisamente si alzano pensando che quello è il tema. È il momento della coerenza. Poi allo stesso modo dico ad ArcelorMittal revochi quel provvedimento. Non esistono le condizioni per mettere in discussione quel provvedimento e vorrei dire che oggi i sindacati metalmeccanici unitariamente hanno scritto a Mittal dicendo apriamo il tavolo di trattativa, discutiamo di come affrontare la situazione a partire dall'applicazione dell'accordo che tutti assieme abbiamo firmato. Però in questo momento serve un atto di responsabilità di Mittal, ma serve un atto anche concreto del governo che dica con chiarezza che il nostro paese vuole rimanere un paese industriale e che per risanare Taranto c'è bisogno di investimenti. Guardi che abbiamo un'esperienza alle spalle. Chiudere le imprese non fa risanare i territori. Vorrei ricordare anzi, a tutti. Anzi, vengono abbandonati di solito. Pensiamo a Bagnoli. E restano pensiamo Bagnoli. Nel degrado. Quindi si il punto vero anche di risanamento è investire. Poi c'è da fare una discussione per tecnologie migliori. Facciamola. Benissimo. Ma il punto è produrre acciaio. Allora, intanto le voglio fare vedere questo servizio di Lorenzo Maria Falco e poi torniamo a discutere. La questione dello scudo penale che è stato tolto è ancora decisiva o no? È per questo che vuole andare via Mittal? Esatto. Lo scudo penale io penso che sia una scusa di Mittal, però comunque il governo si è messo nelle condizioni di dargli questo assist, diciamo, questo rigore a porta libera. Non era lo scudo che vogliono, no? No, sono esubere. Dalla fabbrica l'avete capito subito? Ma sapevamo già. E come facevate a saperlo? Si vedeva da cosa? Da accusa, perché alcuni impianti erano fermi, alcuni dovevano fermarli. Per forza di cose. Ma può essere accettato per tenere aperta questa fabbrica no. Il sacrificio di posti di lavoro o no? No. E che cosa serve? Bisogna fare investimenti. La mucca è stata già monta. La strada è stretta, ancora senza uscita nella trattativa con Mittal, come a loro, agli operai dell'ex Ilva, è venuto a dire il Presidente del Consiglio. E incrocia ancora una volta, e questa volta per una soluzione che a Taranto vorrebbero definitiva, il bivio che da anni divide la città. Mi sento male pure ad entrare. Faccio un danno a me e alla mia famiglia, producendo acciaio qui ancora. Trovassero la soluzione per mettere in sicurezza tutti gli impianti. Perché lei sennò qua non ci vuole venire più a queste condizioni, questo no. Mi sta dicendo. No, perché non si può lavorare così. C'è un quartiere a Taranto
che è diventato il simbolo dello scarto non colmato tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Il quartiere di tamburi, case, strade e piazze affacciate sulla fabbrica, che il vento rende ancora più vicina, trasportando gli odori e le polveri, fino a rendere necessario, in passato, chiudere le scuole nei giorni più ventosi. Prima era peggio, ma molto peggio, terra andavamo proprio rossa. Per strada avevamo, avevamo già le matite agli occhi, come parlavamo avevamo la terra in bocca quando eravamo piccolini noi, però non si capiva il danno che si stava facendo. E che cosa vuol dire? Demolire quella fabbrica o no? No, allora, io per me l'avrei chiusa, per me, per dare un futuro ai bambini, però siccome con quella fabbrica ci vive l'intera città, devono essere compatibili sia il lavoro che sia la salute. Vedi qua, questo. Come ti la mano qua, vedi? Nira, io lavoro là dentro, io c'ho, lavoro per una ditta di edilizia, l'indotto. E io purtroppo devo far mangiare pure la mia famiglia. Ci stanno facendo fare una guerra tra poveri. Si vede già il balcone che è nero? Sì. Uscita, che si vede bene. Quella è la copertura del parco minerario. Da quando l'hanno costruito c'è un po' di meno minerale, però comunque questo quartiere si sente una cappa incredibile. O cerchiamo di comprare lenzuola colorati, asciugamani colorati, così non nascondiamo gli occhi. Camuffiamo. Intanto l'incontro, atteso ma mai realmente programmato, tra il governo e l'azienda non c'è stato. La trattativa è in stallo, mentre ArcelorMittal al Tribunale di Milano ha depositato l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto. Mittal il passo l'ha fatto, no? Noi aspettiamo adesso il governo che prenda delle decisioni serie. Questo scudo va rimesso sul piatto o no? No, assolutamente no. Il governo non deve scendere a compromessi. Per quanto riguarda lo scudo, gli esuberi, il canone di affitto, non deve scendere a compromessi. Secondo me hanno dato l'alibi, la scusa a Mittal, che molto probabilmente voleva già andarsene via, hanno dato la scusa dello scudo penale. Però è stata una scusa che gli ha fornito il governo in qualche modo, che gli ha fornito la politica. No, con questo tira e molla, lo mettiamo, lo togliamo. Sì, è stata una scusa che gli hanno dato. L'errore è stato quello, appunto, di fornirgli l'alibi per andarsene, tutto lì. Quella trattativa non sta decollando, perché non si capiscono neanche i termini in questo momento, neanche l'immunità sembra... L'immunità c'è, perché Conte l'ha messa sul piatto, ma sembra che a lui non interessi più l'immunità, quindi... Ci sono gli esuberi sul piatto, no? Che quindi vuol dire i vostri posti di lavoro. Certo, lo Stato ne ha proposto 2005, la metà, ma oramai la nostra carne è martoriata, cioè che cosa vuole che le dica? Hanno fatto tutto quello che hanno sempre voluto in questa fabbrica, sia lo Stato e sia le proprietà che sono venute successivamente. Quindi cosa vuole che le dica? Siamo a aspettare, aspettiamo. Ecco, ha sentito quel lavoratore, no? Dice, anche se ripristinassero lo scudo, a questo punto niente potrebbe fermare ArcelorMittal se non l'accettazione di 5.000 esuberi, che sono quelli che l'azienda chiede per poter tornare a trattare. Lei pensa davvero che il ripristino di quel provvedimento possa avere un effetto importante, come quello di farli tornare al tavolo delle trattative? Assolutamente sì, perché non scordiamoci, un anno fa abbiamo firmato un accordo, era il 6 di settembre, abbiamo firmato un accordo al Ministero dello Sviluppo Economico, il ministro era Di Maio, con i commissari ArcelorMittal e i sindacati. Un accordo che è venuto dopo un anno di trattative, dopo una gara, quindi a fatti ufficiali, c'erano due cordate, il gruppo più importante al mondo si è preso degli impegni, ci sono dei vincoli e in quel periodo naturalmente nella condizione dell'accordo complessivo, vorrei ricordare che sono previsti 4 miliardi di investimenti, la copertura dei parchi, il rifacimento degli impianti, le migliori tecnologie possibili anche per il risanamento del territorio, quell'accordo va applicato e va fatto rispettare. L'azienda però dice io me ne vado perché comunque approfittando anche naturalmente di l'azienda non può dire che se ne va avendo firmato un accordo davanti a tutti e avendo partecipato a una gara. Qui c'è un problema di serietà non solo verso i lavoratori che hanno votato, ma anche verso il nostro paese. Allo stesso tempo occorre togliere qualsiasi argomentazione a Mittal che riguarda il fatto di non mettere mano a leggi che erano già state fatte. Non giriamoci attorno. Ma come mai, secondo lei, quella legge che era stata garantita, tra l'altro pochi mesi fa, dall'allora ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, a stessa...
ArcelorMittal, dopo poco tempo. Io questo lo continuo a considerare non comprensibile, tanto più che l'iniziativa viene da quei settori di persone che addirittura erano al governo prima, quando quel provvedimento lì l'hanno fatto. Quindi io lo dico con molta franchezza. La politica deve smetterla di usare le loro beghe per il futuro di questo paese. È ora di ritornare ad ognuno assumersi la propria responsabilità. E guardi, lo dico perché, come ha visto, non c'è lavoratore di Taranto che non viva su di sé il dramma di dover lavorare sapendo che è necessario risanare anche quell'ambiente. Certo. Ma la cosa che io dico, oggi quella condizione c'è, perché quando sul piatto ci sono possibili 4 miliardi di investimento, quando il governo può fare la sua parte, io dico che oggi il governo dovrebbe fare una parte in più, dovrebbe dire non solo a Mittal ritorna indietro e rispetta gli accordi che hai fatto, ma dovrebbe dire che è pronto anche lui a entrare in società con una quota in modo da garantire sia la certezza degli investimenti, sia il fatto che il nostro paese vuole salvaguardare le attività industriali. Con una quota di quanto più o meno? 20-30%? Guardi, la, come ha detto vorrei ricordare che Cassa Depositi e Prestiti c'erano, sì, ma c'erano due cordate, no? Due offerte, in una di, sì. Ed è quella che non è passata, c'era dentro anche Cassa Depositi e Prestiti con un 25-30%. Io credo che la stessa cosa potrebbe essere fatta oggi, in modo da togliere qualsiasi argomento a Mittal e mettere Mittal di fronte alle sue responsabilità rispetto agli impegni che si è preso e ai voti e, diciamo così, ai vincoli che ha assunto. Questo lo dico perché guardate che se il nostro paese vuole avere un futuro industriale, e di questo stiamo parlando, dell'acciaio ce n'è bisogno. Non è, certo che bisogna utilizzare le tecnologie migliori, certo che lì in passato errori ne sono stati fatti e l'impresa che c'era non ha fatto il suo mestiere e c'è una situazione da affrontare, ma io insisto, oggi c'è una possibilità concreta che non può essere persa di risanare e di mettere assieme il lavoro e la salute delle persone. Ecco, ma secondo lei ha sentito parlare, per esempio... Prima anzi le volevo chiedere, quando sente, oggi non so, anche Gianluigi Paragone del Movimento 5 Stelle l'ha detto, ha detto a cui bisogna nazionalizzare, la ritiene un'ipotesi possibile oppure sarebbe la stessa Europa a sbarrarci il passo dicendo che non è accettabile? Ma, comunque guardi, dalla comunità, dall'Unione Europea io inviterei tutti a essere coi piedi per terra, L'ingresso dello Stato in un'impresa ci può essere senza bisogno di avere il 51%, del resto nel mondo esiste già, no? Pensi a Volkswagen che ha il più grande gruppo di auto al mondo e ha una presenza pubblica e quindi può svolgere un ruolo. Pensi a Peugeot, Citroen che adesso stanno facendo l'accordo con FCA a una presenza pubblica. Pensiamo in senso generale, pensiamo a imprese che già adesso hanno un controllo pubblico, Finmeccanica, Fincantieri. Sì. Benissimo, allora io dico, qui stiamo parlando con ArcelorMittal che è il primo produttore di acciaio al mondo, non stiamo parlando con l'ultimo imprenditore arrivato. E da un certo punto di vista io dico, oggi il punto è non scaricare, perché questa cosa che dice se ne vada pure ArcelorMittal e nazionalizziamo, io trovo che sia anche sbagliata, perché ArcelorMittal si è presa degli impegni col nostro paese, ha fatto degli accordi e li deve rispettare, ne va della credibilità anche del nostro paese in senso generale, e proprio perché deve fare degli investimenti, ci deve mettere i soldi, ecco, non è che può usare questa esperienza per prendere quote di mercato. La credibilità del nostro paese come può essere garantita quando vengono comunque modificate le regole in corso d'opera? Guardi, siccome c'è un Consiglio dei Ministri giovedì, il governo ha tutta la condizione per dire con chiarezza che è necessario muoversi in una certa direzione. Lo farà, togliere lei, qualsiasi. Io credo che sia assolutamente. Che procederà, no, oppure io, che. Io dico quello che. Non c'entra le mie sensazioni. Paralisi. Io dico che oggi è la cosa da fare. Questo è il punto da fare. Così come a Mittal bisogna, come hanno fatto i sindacati metalmeccanici oggi, dirgli che è sbagliato ciò che ha fatto e che quindi deve tornare al tavolo della trattativa per discutere l'applicazione dell'accordo che ha firmato. Io credo che sia questo quello che viene chiesto e che oggi è importante da mettere in campo. Ecco, ma se Mittal si rifiuta, perché tutto fa pensare che Mittal si rifiuti Vediamo. Di tornare al tavolo. Io guardi, non sono adesso discuto. Lei invece lo ritiene ancora possibile che Io assolutamente sì, non penso che un gruppo, il più grande, partecipa a una gara, analizza, che dura un anno, fa una trattativa, fa un accordo, poi si sveglia la mattina e dice adesso mi sono sbagliato e torno indietro. E quindi da un certo punto di vista io credo che va avanzata la richiesta di fare fino in fondo la sua parte. Io non voglio discutere dei se e dei ma, discuto di quello che si può fare questa settimana. Trovo giusto che il governo, visto che Mittal è andato in tribunale,
intervenga in tribunale come ha fatto con i commissari per dire non è vero che ci sono le condizioni per revocare. Ma allo stesso tempo bisogna togliere qualsiasi alibi e bisogna che il governo riconvochi sindacato e impresa al MISE per poter fare una discussione. Lo dico perché se ci sono dei problemi si affrontano, c'è bisogno di ragionare sul piano. Per me le due cose che debbono essere chiare è che non ci possono essere licenziamenti e che non ci può essere la messa in discussione dei livelli di produzione che lì sono stati stabiliti. E poi si affrontano le discussioni che ci sono da fare. A proposito dei licenziamenti, si è ipotizzata in questi giorni la possibilità di una cosiddetta mini ILVA, con una produzione ridimensionata, soprattutto magari con la chiusura di quell'area a caldo, che è quella che poi permette di produrre l'acciaio più sofisticato. No, è una sciocchezza. Più puro. È proprio, vuol dire che non sanno di cosa stanno parlando. Uno stabilimento quindi di quel genere... Quindi esclude categoricamente. No, ma no, guardi, glielo dico non per mia volontà. No, quello lì è un ciclo integrale. Se ecco, non produce, senza il ciclo integrale, se non lo chiudono, non esiste un sistema di quel genere lì senza ciclo integrale. E quello stabilimento è l'unico ciclo integrale che c'è in Europa ed esiste perché sei in grado di produrre acciaio e conseguentemente dopo che hai prodotto l'acciaio fai anche le lavorazioni. Se queste due cose tu le salti non esiste, perché vuol dire che debbono portare per lavorare a freddo l'acciaio prodotto da un'altra parte. Si rende conto dei costi che si determinano? E perché sono venuti a Taranto? Perché Taranto è in una posizione strategica, è al centro del Mediterraneo, verso i mercati africani, verso l'ipotesi del Mediterraneo, quindi non sono a caso. E lo dico da questo punto di vista perché raccontare che lì si può non fare le lavorazioni a caldo vuol dire che quell'impianto lì salta. Cioè stiamo parlando di un'area che è più grande di tutta la città di Taranto messa assieme. Certo. La copertura dei parchi, per dare un'idea, è come aver coperto 120 campi di calcio messi assieme, alti 80 metri. Quindi lei dice questa ipotesi di cui è un'ipotesi che si sta molto discutendo con i 5.000 esuberi, non sanno di quello che parlano, no? Proprio è parlare senza sapere di quello che stai dicendo. Il problema, si vuole discutere delle tecnologie migliori da mettere lì, allora facciamo questa discussione. Ma se il governo non riuscisse a riportare al tavolo Arcelor e poi non riuscisse a trovare un accordo interno, perché ha visto poi sullo scudo penale ci sono già i 5 Stelle che dicono che loro non lo rivotano, che cosa farà il sindacato? Guardi, io le sto dicendo che ci sono tempi veloci, quindi decideremo nei prossimi giorni, perché la cosa che non può succedere è che si continui a discutere e che tra 15 o 20 giorni non arrivano le materie prime e lì non si produce più acciaio. Chi capisce qualcosa sa che se gli impianti si fermano è finita la fabbrica per i costi che dopo ha riattivare quegli impianti lì. Non a caso sono a cicli continui, hanno determinate caratteristiche. Quindi non c'è tempo da perdere. È il momento di agire, non di discutere dei se e dei ma di mettersi attorno a un tavolo e ognuno di fare la sua parte. E per poter dire a Mittal applica quell'accordo, deve essere tolto qualsiasi alibi che qui ci sarebbe un'ostilità a fare industria. Se poi anche di fronte a questo Mittal non dovesse, allora è chiaro che cambia il quadro e si deve valutare che cosa fare. Ma oggi questa discussione vuol dire perdere tempo, abbiamo intanto la necessità di intervenire quella strada e ognuno faccia le sue cose. Noi come sindacato l'abbiamo detto sia al governo e l'abbiamo scritto anche a Mittal, non siamo disponibili ad accettare che si chiuda quell'azienda, che non si produca più acciaio, perché deve essere chiaro a tutto il paese che una cosa di questo genere non solo ridurrebbe la credibilità, ma riduce il ruolo anche industriale del nostro paese. Noi abbiamo bisogno di investimenti, di lavorare, ma soprattutto da un'idea di chi vuole andare avanti. Lo dico perché anche per le nuove tecnologie, per la sostenibilità ambientale, la produzione d'acciaio rimane una cosa decisiva. Non c'è che non c'è più bisogno d'acciaio e in giro per il mondo la domanda c'è, non è che non esiste. Dopo bisogna farlo di qualità, poi bisogna fare gli investimenti, ma questa è un'occasione. Allora, un'ultima domanda le voglio fare però che non riguarda l'acciaio, ma la manovra economica che è arrivata in Parlamento e che, come lei saprà benissimo, già ci sono 1.000 emendamenti, di cui una parte peraltro proposti non tanto dall'opposizione quanto però dalla maggioranza. Lei come la valuta questa manovra economica che comunque ha disinnescato 23 miliardi di aumento dell'IVA? Da qualche parte questi soldi dovevano in qualche modo essere recuperati. Intanto aver disinnescato i 23 miliardi... Trova molto scandalosa che ci sia, come dice qualcuno, la plastic tax, la tassa sulle bibite zuccherate, sulle auto aziendali... Quella sulla plastic tax e le bibite secondo me le hanno fatte male. Era giusto che il governo prima di farle discutesse anche con noi, cosa che non ha fatto con le imprese, perché sicuramente c'è un problema di vedere come supero anche la plastica, ma va fatto un sistema che incentivi anche le imprese ad innovare, dargli anche il tempo di poter affrontare questa situazione. Fatta in quel modo lì rischia di essere fatta male e di non affrontare il problema di un nuovo modello di sviluppo. Credo poi
che invece ci siano una serie di cose giuste dentro alla manovra che noi abbiamo rivendicato. Penso alla lotta all'evasione fiscale, per noi questo è un punto decisivo. Un paese che ha 109 miliardi di evasione fiscale, di cui 35 di IVA, deve combattere l'evasione fiscale. Deve essere chiaro che chi non paga le tasse evadendole sta rubando agli altri, e quindi e questo serve per fare anche gli investimenti. Così come io considero importante la scelta fatta, che è una nostra richiesta, noi ci siamo battuti anche con i governi precedenti, sì. Finalmente si dice che si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, vuol dire che si va su una strada di ridurre la tassazione su quelli che le pagano, e questo per noi è importante, così come non pagare gli asili nido, andare incontro. Quindi, insomma, dopodiché ci sono anche una serie di... Vede anche i lati positivi. Io dico ci sono una serie di cose che non venga in mente a nessuno con gli emendamenti di cancellarlo, perché vuol dire andare incontro ai bisogni delle persone, e noi la difenderemo. Allo stesso tempo a questo governo gli abbiamo detto che sugli investimenti, sulla questione che riguarda la riforma delle pensioni e del rinnovo dei contratti, deve fare anche di più. Vorrei ricordare che proprio sabato a Roma ci sarà una manifestazione unitaria dei pensionati, proprio per mettere al centro, da un lato dire al governo fai ancora di più sulla lotta all'evasione fiscale e sul fisco, ma allo stesso tempo apri anche un confronto e una trattativa con i sindacati, perché dobbiamo riformare davvero questo paese e andare avanti. E io mi auguro che non venga, insisto, in mente a nessuno né di mettere in discussione lo scudo fiscale né di contrastare oggi l'evasione fiscale, perché anzi bisogna fare ancora di più di quello che è stato fatto fino adesso. Grazie a Maurizio Landini, segretario della CGIL, per essere stato con noi.